quando abbiamo incontrato Cristo Gesù, abbiamo sentito tutti gli effetti, tutta la potenza di quella gioia che è venuta a dimorare nel nostro cuore, perché siamo stati perdonati. A volte ci mettiamo al centro dell'attenzione. Il Signore non si dà per vinto, è pronto a lasciare le 99 pecore per andare a recuperare quella perduta. Il Signore ci ha assegnato un valore incredibilmente alto. Per il Signore siamo preziosi, siamo la sua proprietà particolare, siamo tenuti in considerazione come la pupilla dell'occhio suo. Ha lasciato la sua gloria al Signore affinché tua anima cara non diventassi una eterna dramma perduta, ma affinché la tua vita potesse essere recuperata. Quante storie, quanti uomini ho visto con i miei occhi mentre raccontavano le loro storie. Immaginavo a che punto il diavolo, Satana, li aveva oppressi. Il Signore è venuto per recuperare ciò che era perduto. Il Signore è intento a salvare l'anima tua. Questo è il tempo ancora in cui Cristo sta girando, sta monitorando, sta passeggiando per le vie di questo mondo per cercare di salvare ciò che è perduto. Il Signore è tenace, è forte, non si perde mai d'animo e va a recuperare quello che è andato perduto. La parola ci illumina. Anche la Bibbia stessa si autodefinisce come uno specchio. Noi ci specchiamo, è vero? E quando ci specchiamo scopriamo la necessità di metterci in ordine. Bisogna che il nostro cuore sia ripulito da cose che non devono essere presenti nel nostro cuore.